Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, proviamo di fare questa direttina dal portico della casa della nonna Rina. Perché siamo sotto il portico oggi? Perché dobbiamo arrivare fino alla frittura? Quindi Beppe dice: ma dai, prova a farla fuori che vediamo un attimo se poi l'odore si stanzia meno in casa. Quindi cerchiamo oggi di fare una bella direttina veloce, 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 che sia comunque chiara su quello che andiamo per fare oggi. Se mi vedete bene, mandatemi un pollicino perché altrimenti ci colleghiamo fra 10 minuti e cerco comunque di ripararmi dentro. Mi vedete bene, Francesca? Vedo che ci sei già. Mi mandi un pollicino? Eh? Mi sentite? Ok, tolgo solo un attimo i messaggi perché così mi inquadro meglio. Ok. Bene, mi vedete bene? Sì, direi che ci possiamo vedere. Ok, cercherò di stare più vicino possibile. Allora, abbiamo detto che oggi facciamo la tagliatella dolce. E poi questa mattina vi ho scritto, ragazzi, e vi ho detto perché la tagliatella dolce? Perché poi alla fine, perché poi alla fine, perché poi alla fine. Vi ricordate quando abbiamo chiuso le scuole? Le scuole sono state chiuse il 22 di febbraio. Quindi noi eravamo in pieno carnevale. Avevamo tanti progetti e la tagliatella dolce è finita nel dimenticatoio perché comunque non c'è stata più possibilità di farla. Quindi voi mi direte: Marina, ma è una ricetta di carnevale? No, non è vero. Si dice un evergreen, è un dolce che potete fare in qualsiasi occasione, sempre, sempre, anche tutte le volte che magari la mamma vi fa comunque la tagliatella, quella per il ragù. Può tenere un pezzettino di tagliatella fresca per fare comunque la tagliatella dolce. Allora, intanto ringraziamo di nuovo il Comune di Cento che in collaborazione con la Fondazione del Teatro Borgatti ci permette di avere queste dirette comunque che sono dedicate ai bambini, ma vedo che comunque anche tante mamme mi seguono e questo mi fa tanto, 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 tanto piacere. Allora, che cosa facciamo? Innanzitutto ringraziamo anche i Mollini Pivetti che sempre ci sponsorizzano in queste iniziative culturali e vi dico che stiamo usando esattamente la Mille Usi, quella che io uso sempre, lo sapete, per fare la pasta, per fare il dolce, per fare il gnocco fritto e per fare quant'altro. Quindi, Mollini Pivetti, Mille Usi e non mi dite che non la trovate perché vengo da fare la spesa a 100, c'è. Il De Spar che è pieno, pieno, pieno di bancali di questa farina, quindi non mi dite che non l'avete trovata. E comunque, se non ce l'avete, fate una 00, quella che comunque avete in casa. Allora, la mettiamo un attimo nell'angolino e presentiamo questa benedetta ricetta dolce della tagliatella dolce, alla quale vanno aggiunti pochissimi ingredienti, anche semplici che avremo in casa, la buccia dell'arancio e la buccia del limone. Poi dopo andremo a dire bene bene in quale quantità. Quindi, io direi che oggi non sto ad impastarvi perché tanto ormai l'impasto l'avete già belle visto, no? Quindi io me la sono impastata un attimino prima e comincio a fare la stesa. Magari un'altra volta poi ripetiamo anche la lezione dell'impasto. Quindi, io ho fatto tre belle ovette, vi farò vedere quanta bella tagliatella dolce esce. L'ho impastata, quindi sapete già con quella tecnica che vi ho indicato. Che comunque va fatta e riposata. Ora la prendo e la stendo molto velocemente con un pochettino di farina. Guarda che bello lavorare sotto il portico. Qui a Reno Centese c'è abbastanza silenzio, quindi non dovremmo correre dei rischi, ma casomai alzo un attimo la voce. Quindi l'impasto non è dolce, l'impasto è proprio quello pari 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 alla tagliatella che noi andremo eventualmente a mangiare con il ragù. Vi ripeto la ricetta, sono 100 grammi di farina di grano tenero, di buona qualità e un uovo medio. Se non siete sicuri troppo dell'uovo fate 280 grammi di farina, così stiamo più sicuro. Quindi andiamo a stendere molto velocemente la nostra sfoglia. Guarda che belle bolle che fa. Intanto guardate i movimenti così sapete poi ripeterli. Oggi avevo anticipato un attimo la diretta perché non volevo andarmi a scontrare con una diretta che avrebbe dovuto fare Valentina del gruppo, sapete, che abbiamo costruito in questo mese. Poi non so per quale ragione, lei l'ha rimandata domani, comunque abbiamo mantenuto lo stesso orario. Tanto poi.
C'è il video, ve lo riguardate con calma e vedrete che bella cosina andiamo a fare. Quindi ripeto, tagliatella normale, senza zucchero, semplicemente con uovo e farina nella ricetta che vi ho dato. Come state? State bene? Avete fatto i compiti, le lezioni? Sì, ragazzi. Guardavo perché dal rumore sembrava il motorino del mio Federico, non è lui. Fatelo questo dolce, fatelo perché non è detto che debba essere legato soltanto alla tradizione del carnevale. Io ogni tanto me lo faccio, siccome è un dolce che dura tantissimo, non mi dà nessun problema, anzi, più rimane lì qualche giorno, meglio è. Apriamo, facciamolo cadere un attimo. Mi raccomando, voi quando impastate non state a fare lo sforzo di tirarla subito che vi spaccate la schiena e poi lei non è ancora pronta, quindi non è elastica. Impastatela molto velocemente, tre uova vi basteranno 3-4 minuti e poi la fate riposare, magari uscite un po' in giardino, prendete un pochino di sole, visto che adesso c'è, e poi dopo un'oretta la stendete. Poi dopo, se avete qualche domanda, io poi vi rispondo, anche in diretta volendo, ma adesso ci concentriamo un attimo sul lavoro. Sta arrivando veramente l'estate, ragazzi, sta arrivando veramente. Questa volta potrebbe essere la volta buona. Siete stati bravi, bravissimi, comunque da nonna mi complimento con voi perché siete stati veramente molto molto bravi in questo tempo così lungo. Per chi si fosse messo adesso in collegamento, dico che stiamo facendo la tagliatella dolce da un impasto che non è assolutamente dolce, è un impasto normale, quindi un uovo ogni 100 grammi di farina di grano tenero, un uovo medio, se l'uovo sapete o vedete che è un po' piccolino, praticamente tenete indietro un pochettino di farina. Ora so che in tanti avete anche ripreso il lavoro, quindi questo rimarrà comunque sulla pagina dell'Accademia. Ve lo guardate insieme alla mamma, insieme al papà, magari provate di stenderla voi, e magari poi a friggere ci pensa poi la mamma. Però chi conosce questo dolce? Chi conosce questo dolce? Ne è pazzamente innamorato. La sfoglia quanto la dobbiamo lasciare spessa? Un pochettino di più di quello che dovrebbe essere per fare una tagliatella normale. State vedendo bene? Sì, eh? Un paio di giri e poi è finita, eh? Sentite che silenzio che c'è qui a Reno Centese. Qui siamo in campagna, si sta bene. E queste cose qua sono cose proprio della tradizione nostra, soltanto che ognuno le fa un po' alla sua maniera. Questo, quando siamo alla fine, è veramente comunque una cosa molto gustosa, ma perché comunque ci mettiamo dentro anche tanta roba.
Direi che un altro giro o due e poi siamo a posto. Poi dopo vengo a guardare magari se mi avete scritto qualcosa o mi avete chiesto qualcosa. Poi ci sono poi sempre il tempo per scriverci anche dopo e farmi delle domande, che tanto sapete che la nonna Rina la trovate sempre, eh? Ok. Oggi ho tirato fuori un mattarello che è molto buono. Poi se volete parliamo un attimo anche dei mattarelli, quali sono i legni migliori. Mi vedete bene? Ma sì, dai, abbastanza, su. Tanto non faccio niente di particolare, sto tirando la sfoglia che ormai siete tutti dei maestri anche voi. Apro. Ok. Direi che la lascio così, perché comunque poi dopo deve andare in frittura, quindi una cosa troppo debole magari mi farebbe sparire la farcia. Allora, che cosa mettiamo dentro noi a questa nostra tagliatella dolce? Mettiamo semplicemente, poi questo video qua magari guardatevelo anche dopo, segnalatelo, condividetevelo, perché è una cosa veramente molto simpatica. Capisco che adesso l'orario non è quello dei migliori, però d'altra parte vi ripeto, questi erano comunque appuntamenti dedicati ai bambini e i bambini comunque bisogna farli nel pomeriggio, eh? Allora, che cosa ho fatto io di pronto? Praticamente ho preso la buccia di un bel arancio e la buccia di un limone. Quando intendo la buccia, in questo caso non intendo soltanto grattugiarla, perché andremo a ricavare poco. Siccome poi dopo ci va dentro tanto zucchero, allora voi potete prendere un coltellino e tranquillamente sbucciare, proprio cercando di non prendere troppa parte bianca e comunque cercando di prendere il più possibile anche un pochino di parte bianca, perché tanto poi darà un pochino quella marognola, ma conterrà comunque anche tanto zucchero. Quindi io l'ho già fatto e l'ho fatto semplicemente con un mixer, lo vedete? Sì che lo vedete, eh? L'ho fatto semplicemente con un mixer e adesso vado ad aggiungere lo zucchero. Non mettete lo zucchero troppo tempo prima, perché poi con tutti gli oli essenziali dell'agrume ci verrebbero delle, si impasterebbe troppo, verrebbero come delle bolle troppo grosse, e quando è ora che dobbiamo andarle a distribuire sopra la nostra sfoglia non ci riusciamo. Quindi la mettiamo proprio all'ultimo minuto. Questi qua è un bel arancio e un bel limone. Ho messo circa 150 grammi di zucchero. Vado a mescolare per bene. Lo metto tutto perché deve essere veramente dolce. Se anche non siete in tanti ora, perché vedo che comunque l'orario è quello un po' così, vi torno a dire che rimarrà sulla pagina dell'Accademia, ma verrà anche caricato sul canale YouTube del Comune di Cento. Quindi che cosa facciamo adesso? Adesso ha inglobato bene lo zucchero. E vado a distribuirlo sopra la mia sfoglia. Lo prendo con le mani, proprio riempio molto bene la sfoglia. Piego un attimo i laterali perché altrimenti potrebbe scapparmi fuori e comincio a raccoglierlo come quando praticamente mi preparo per tagliare le tagliatelle. La devo riempire tutta e la devo riempire bene.
vedo che me ne rimane un bel po', torno anche magari indietro e la carico anche un altro po'. Deve essere bella, buona, bella, bella, perché quando poi andremo a friggere vedrete come si comportano queste tagliatelle. Ok. Vedete, io non ho semplicemente messo dello zucchero, ma ho messo gli agrumi tutti belli sminuzzati, non finissimi, un pochettino grossettini, potete farlo anche con un mixer. E adesso vado a tagliare la mia tagliatella. Non appoggiatela sopra della carta forno, no, sopra della carta paglia, della carta gialla, perché altrimenti poi alla fine si attaccherebbe. Né adesso che è fredda, ma neanche dopo quando è praticamente. Vado a fare una bella tagliatella larga, anche un paio di centimetri. Vedete? Guardate che bel nodino che viene e la metto qui. Diventa come una sorta di, come chiamiamola, di rosetta tutta piena di agrumi e di zucchero. Bellissima, profumatissima. Dopo magari. Guardate quante ne sono uscite con tre uova. Ne sono uscite tantissime. Allora, se io adesso andassi a friggere così, questa si aprirebbe tutta e alla fine io mi troverei con tutto il mio ripieno che mi galleggia nell'olio. Quindi io adesso accendo la piastra, ci stacchiamo 10 minuti, un quarto d'ora, perché questi devono necessariamente andare un po' a rinfrescarsi. Non dico congelarsi, ma sicuramente comunque a essere più compatti. Quindi intanto poi io guardo se avete qualcosa che mi avete chiesto e poi intanto vi rispondo. Quindi ci vediamo fra 10 minuti o un quarto d'ora se vi va di vedere comunque come vanno fritte queste tagliatelle dolci, buonissime, che risulteranno croccanti con tutto il suo caramello intorno, dato comunque dallo zucchero che tenderà ad uscire e anche da tutta questa buccia che una parte verrà in superficie. Quindi io adesso le porto nel freezer, le lascerò per l'occasione circa un quarto d'ora, 20 minuti. Ci vediamo fra un quarto d'ora, 20 minuti. Se avete voglia di stare con la nonna Rina, le freggiamo insieme. Va bene? A dopo! Ciao ragazzi, allora ci ripetiamo un attimo, abbiamo fatto prima, creato nel primo step la tagliatella dolce, guardatevi il piccolo video che è stato fatto prima, vedrete tutta la realizzazione della sfoglia, di come ho fatto la farcia e come ho composto comunque dentro alla sfoglia tutto questo ripieno di zucchero, agrume, di arancio e di limone. Vediamo, sento che l'olio sfrigola già un pochettino. Io adesso comunque come sempre mi devo gestire un attimo da sola qui in queste dirette. Cercherò di vedere se l'olio è pronto. Se arrivasse anche Beppe potrebbe tenermi un attimo il telefonino per vedere comunque la frittura. Però poi io vi faccio vedere bene e poi mi sposto io un attimo. Quindi vi ho detto che una volta che comunque le nostre tagliatelle che sono qui ripiene, guardate che belle rosette che sono, eh? Tutte piene comunque di agrume, zucchero, agrume di arancio e di limone, vanno raffreddate un attimo.
non dico che devono essere congelate, ma devono essere fredde perché devono cercare poi in frittura di aprirsi il meno possibile. Io adesso provo con una punta qua che l'ho fatta apposta per vedere se la mia frittura, se il mio olio ancora bolle. E ancora un attimino indietro. Aspettiamo proprio un minuto perché voglio che comunque prenda colore bene. Intanto vi dico che questa cosa qua è una cosa buonissima, ve lo ripeto, a costo di essere noiosa, e che non è comunque soltanto un dolce di carnevale, anzi, è un dolce che potete fare benissimo in 5 minuti, qualora non abbiate una pasta frolla, qualora non abbiate un dolce al cucchiaio. Magari preparate le tagliatelle per i vostri amici, ne fate due ovette di più, la stendete fresca, la riempite con la farcia che vi ho indicato nel primo collegamento. Quindi l'olio è pronto, io adesso metto dentro, ho messo un pentolino abbastanza piccolo perché poi questo olio sarà da buttare, quindi è inutile stare a sprecare dell'olio quando magari è meglio attendere un attimo in più e poi aspettare magari di fare una frittura in più. Quindi, ripeto, vanno messe dentro il freezer e lasciate almeno una ventina di minuti che comunque si devono raffreddare, perché poi vedete il bello è che buttano fuori anche tanto il loro zucchero, quindi il succo del limone, e quello sarà buono perché poi dopo andremo a metterglielo sopra. Ora provo di farvi vedere un attimo la pentola, se mi riesce. Riuscite a vedere? Spero di sì. Spero di sì. Ecco, non si vede niente perché ovviamente il bello della diretta è che prende tutto il vapore il telefonino. Comunque poi ve le faccio vedere come devono essere fritte, eh? Stanno venendo benissimo. L'ho fatta sulla piastra elettrica e al massimo del suo calore, quindi sono circa 2000 watt. Non chiedetemi, non sono io una pasticcera, ve l'ho detto, sono una pasticciona. Non chiedetemi la temperatura comunque che va proprio al cuore dell'olio, perché lo vedete voi con gli occhi. Se prende bene il colore e si muove bene l'olio, magari con un cucchiaio vi potete aiutare. Io vi dico che il profumo è buonissimo. Sono anche molto contenta di averla riproposta oggi questa ricetta, perché poi quando voi la mangerete, e vi prego di scrivermi perché qui ci vogliono un pochino i denti buoni, perché come mangiare, da noi c'era un dolce un tempo che se magari un giorno trovo una ricettina valida, lo faceva sempre mia sorella, che si chiamano gli straccadenti, quindi lo spaccadenti, però queste ne mangi che sono una bontà, ragazzi, vi dico, sono una bontà. Questo dolce io lo facevo in negozio, avevo gli estimatori e quando ne mangi uno ne devi mangiare un altro anche la sera davanti alla TV. Vengono benissimo, si aprono il giusto, quel tanto per rilasciare quel po' di zucchero che gli permette di colorarsi. Ora provo a mettere il telefono qua di fianco per vedere se riuscite a vedermi questa padella, altrimenti perché non voglio toglierla da qua, eh. Forse adesso la vedete. Non devo stare troppo vicino perché altrimenti con il calore si appanna il telefono. Va bene, comunque poi voi ve lo fate, l'importante è che... Ecco, adesso è arrivato anche il povero Beppe, se mi tenesse dentro o in mano potrebbe mettermi un attimo il telefonino qua sulla pentolina così vedono bene come stanno venendo le... Oh ragazzi, fanno un profumo! Mi è venuta già voglia di mangiarlo! Riguardatevi il video di prima, è breve, dura meno di 20 minuti, in 20 minuti vi ho fatto vedere tutto, eh? Prova di vedere se riesci a... No, così inquadri soltanto me. Stai un po' indietro, perché, ecco, così lo vedete bene, lo vedo anch'io, quindi...
perché se mi stai troppo vicino con il calore. Ecco, così vedete, vedete come galleggiano bene, si sono così, perfetto, grazie. Si sono leggermente aperte, ma quel tanto proprio che buttano fuori lo zucchero che comincia a caramellare un po' sopra. La prima padellina è sempre quella che mette un pochino più di tempo, come tutte le fritture del resto, anche quelle salate, perché deve prendere proprio confidenza il calore con il prodotto. Mamma che profumo! Queste fra un attimo sono da togliere, le vado a togliere. Ve lo ripeto, ve l'ho detto anche prima, non mettete della carta paglia perché con lo zucchero poi si incollerebbero tutte. Mettete un piccolo foglio di carta forno o quelle veline che si usa anche in pasticceria. Bravo Beppe, poi faccio vedere quando le metto dentro. Facciamole un po' più rosse. Mano a mano che togliete con il mestolo, cercate di raccogliere anche la farcia che butta fuori, perché quella sarà il buono della nostra tagliatella, che quando si raffredda rimarrà bella incollata, anche perché se non la togliete subito poi non riuscite più a toglierlo e l'olio si potrebbe anche comunque sciupare. Quindi andiamo di nuovo ad immergere. Andate pure a riempire tutta la vostra padellina. Io vi ho detto che quest'olio qui alla fine poi sarebbe da buttare, ma in realtà ho detto una cosa inesatta, perché succede un qualcosa quando si fa questa frittura in particolar modo, che poi diciamo che tutta la parte che rimane dentro del caramello viene un attimo comunque quando si raffredda l'olio in superficie, quindi l'olio stranamente ritorna pulito, pulitissimo, perché tutta la parte di caramello raffreddandosi poi lo potete raccogliere, la potete raccogliere, tirare via oppure filtrare l'olio. Vedrete che l'olio sembra tornato nuovo, ma qual è il problema? Che è un olio che è dolcissimo, quindi o lo tenete per fare di nuovo una frittura dolce, di certo non potete fare le patate fritte oppure fare, non so, il gnocco fritto, ecco, questo voglio dire. Se vi va, magari sapete che potete rifare una cosa dolce in settimana, lo conservate, lo pulite da questo caramello che raffreddato viene via benissimo, lo filtrate e poi dopo lo potete riutilizzare. Cominciano a raffreddarsi, intanto vi faccio vedere come sono. Scrocchierelle. Sono buone Beppe queste? Moltissimo. Moltissimo. Tu dici sempre di sì, ti ho abituato bene, vero? Moccato. Togliamo questo, poi dopo magari l'altro lo friggo dopo con calma e poi vi devo dire alcune cosine prima di salutarvi. Questa era la parte centrale, no, la parte esterna. Buona! Che bontà, ma che bontà! Ma cos'è questa rovina qua?
si vede adesso. Buona. Ti dirò che vengono meglio sulla piastra elettrica che sul gas. Sto raccogliendo l'agrume che è venuto in superficie, che si è caramellizzato. Vedete che ha rilasciato sulla carta la sua parte di liquido di limone e di zucchero, che ha lasciato proprio questo, il profumo degli oli essenziali degli agrumi. Lo metto già sopra qui, intanto che è bello caldo. Ecco. Ci vuole un pochino di abilità a fare questa tagliatella fritta così, ma non vi dovete spaventare. Regolate il vostro fuoco e vedrete che comunque non avrete difficoltà. E soprattutto fatele raffreddare bene per fare in modo che si aprano il meno possibile. Tanto poi il calore dell'olio passa dappertutto, quindi si cucinano bene anche all'interno. Ora adesso andiamo a fare il nostro bel piattino. Tutelli un attimo ancora, grazie. Giratelo ogni tanto anche con un cucchiaio, fate in modo che siano sempre belle immerse dentro l'olio.
Spegniamo. Dov'è che si spegne? Bene. Allora. Questo me lo puoi togliere di là, lo metti sul coso, portamelo di là che ho paura. Questo? Sì, sul lavandino in cucina di là. Quindi, diciamo che la nostra frittura l'abbiamo fatta. Beppe ci ha anche aiutato. Bruciano. Ok, possiamo dire che ci siamo ripresi un pochino di quel carnevale che ci siamo persi, per la somma gioia di chi mangerà queste belle cose, ma soprattutto vi dico che non è assolutamente un piatto legato solo alla storia del carnevale. Provate e poi dopo mi darete ragione. Un dolce che alla fine comunque, a parte che è fritto, non è ipercalorico, perché comunque non ha burro, non ha insomma, è un dolce comunque alla fine che se lo friggete bene è anche molto sano. Ecco, vi faccio, queste sono praticamente le tagliatelle dolci agli agrumi della nonna Rina. Li vedete bene, vero? Allora, avevo alcune cose di servizio da dirvi. Con questa diretta si conclude le dirette che avevamo comunque accordato con il Comune di Cento e l'Associazione del Teatro Borgatti. Perché comunque nascono delle altre iniziative, li trovate i video sul canale YouTube oltre che sulla pagina dell'Accademia della Sfoglia. Non terminano di certo i nostri comunque collegamenti, le nostre dirette, sia dalla pagina dell'Accademia e molto probabilmente anche qualche diretta dalla mia pagina, per andare incontro ai ragazzi o le persone che seguono in questo momento piuttosto Instagram che Facebook. Questo anche perché comunque giustamente anche loro dicono: io preferisco Instagram, e quindi ci saranno delle dirette. E una cosa molto importante, che non si concludono assolutamente con il cambio del nome del nostro gruppo, che da ieri da Amici in Cucina è diventato Direttamente in Cucina. Siamo sempre noi, siamo sempre con delle cose più belle, più nuove, più divertenti, e anche delle cose, perché non posso dirvi tutto e tutto in una volta, no? Starete comunque a guardarci e ricordatevi che siamo cambiati, ma cambiato soltanto il nome, si chiama Direttamente in Cucina, voi neanche ve ne siete accorti, l'avete scoperto questa mattina quando avete cominciato a ricevere le nostre segnalazioni. Quindi posterò anche di nuovo il link del nuovo nome, comunque ci siete già tutti dentro, iscrivetevi perché le nostre dirette proseguono sul gruppo, proseguono sull'Accademia e molto probabilmente anche della mia pagina personale su Instagram, fino a stufarvi, fino a che ci direte non ce la facciamo più, basta, siamo stanchi. Allora, questo è per tutti i nostri amici, la mia diretta di oggi si conclude qui. Un grande abbraccio, un grande saluto dal portico della casa della nonna Rina. Ciao! Non avete indovinato il nome comunque dello scoiattolino, ma ne parleremo ancora. Ciao!